Buongiorno a tutti e grazie agli organizzatori di avermi invitato. Mi chiamo Thibault del CRA e faccio parte del progetto Telacqua di un'azienda appunto che si occupa di irrigazione a distanza in tempo reale. Siamo un'azienda giovane, lavoriamo dal 2018 più o meno con una mission che è quella di aiutare le pratiche ad ottimizzare le pratiche di irrigazione e dando delle soluzioni per la gestione dell'irrogazione. Oggi vi parlerò di questa soluzione basata su sensore che è stata proprio alla base del nostro lavoro e della creazione della nostra azienda. Noi sappiamo che molto spesso tutta l'attenzione va al momento dell'irrigazione e a quanto si deve irrigare. Utilizziamo per gestire questo aspetto i sensori, però che cosa succede upstream? Ecco, qui interviene la nostra rete. Vediamo qui su questa slide che ci sono tutta una serie di passaggi dal momento in cui c'è il passaggio dell'acqua dalla pompa fino all'utilizzo. Ci sono dei momenti che non sono proprio controllati e sappiamo che un indicatore importante è quello della pressione. La pressione è la prima cosa a cui guardare quando si parla di processi di irrigazione, perché indipendentemente dalla quantità dell'acqua, se la pressione del sistema non è buona, tutto non va a buon fine. Quindi la cosa che succede è che se si lavora sulla pressione, per esempio, si ha un'indicazione come questa che ci dà un'indicazione dell'andamento. La pressione dovrebbe essere stabile durante tutta l'irrigazione in modo da poter dare la quantità di acqua corretta, ma vedete che qui ci sono forti oscillazioni durante tutta l'irrigazione e dipende questo dalla portata, ma comunque addirittura ci può essere un 50% di acqua che non arriva alle piante in questo modo. E questo perché magari ci sono fuoriuscite di acqua, per perdite, ci sono delle condutture che non sono stagne e così via. D'altra parte, controllare la pressione consente di capire esattamente quando inizia l'irrigazione e quando finisce, in modo da non irrigare eccessivamente. Qui vediamo appunto degli esempi sia di una carenza e di una perdite di acqua che di un eccesso di irrigazione. Quindi noi abbiamo sviluppato proprio delle soluzioni per gestire questo con un strumento di management globale, con una serie di sensori che vengono applicati alla rete e una piattaforma di gestione. Vedete che c'è un'app che consente di fare un monitoraggio in tempo reale e da remoto. Ci sono qui due sensori che vedete, Agromat e il Manu, che danno delle indicazioni della pressione e della portata in relazione ai dati che sono collegati a dei filtri nel sistema e che sono anche in grado di mandare dei segnali di allerta qualora qualcosa non funzioni correttamente per l'irrigazione. E naturalmente c'è anche la possibilità di controllare le valvole in remoto attraverso un collegamento elettrico. Quindi anche in questo modo ci sono i sensori che ci aiutano di valutare l'impatto dell'irrigazione. E sostanzialmente mettiamo insieme idraulica e agronomia per poter monitorare bene tutte le operazioni di irrigazione, sia dal punto di vista agronomico che dal punto di vista economico e idraulico. Qui vedete uno screenshot della nostra piattaforma, capite che è facilissima da utilizzare, nel senso che consente sia all'operatore che al direttore tecnico di poter avere accesso a tutti i dati in relazione alle risorse idriche e in relazione ai dati di produzione, e tutti i dati possono essere visualizzati e poi processati per diversi scopi. Finisco dicendo che naturalmente noi sappiamo tutti ormai quanto è importante l'acqua e quale sia la percentuale di acqua che viene utilizzata per l'agricoltura. L'acqua è un bene preziosissimo, di conseguenza la nostra soluzione vuole lavorare sull'efficienza operativa per poter ridurre i costi, per poter essere tempestivamente reattivi rispetto alle condizioni del campo, per avere sistemi di controllo dell'irrigazione, migliorare la produttività naturalmente e la gestione. È stato molto interessante partecipare. Qui vedete
avete tutti i miei dati, quindi se avete bisogno di ulteriori informazioni, contattatemi.